Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di The Lionel News. Prima di iniziare con le news della settimana, volevo scusarmi con tutti voi per lo scorso video di The Lionel News. Perché mi scuso con voi? Perché nel video avevo detto vi lascio il trailer, poi il trailer non c'è stato più. Perché il trailer non c'è stato più? Perché, grazie YouTube, grazie veramente, per più di una volta YouTube mi bloccava il video solo in Italia. Esattamente, in altri paesi era pubblico, ma in Italia non lo dovevano bloccare. Ovviamente non bloccava YouTube perché a quanto pare Netflix non lo permetteva, però chissà perché in altri canali è stato permesso. Non capisco il motivo, comunque vabbè. In ogni caso cercherò comunque di mobilitarmi e troverò, cioè in ogni caso comunque ho dovuto rimuovere il trailer perché comunque mi è anche scocciato perché avevo provato a ricaricare il video per 3 volte consecutive facendo le modifiche, ma YouTube continua a bloccarmi il video in Italia. Cercherò di trovare delle soluzioni per un futuro, cioè, un futuro video delle news in cui dovessi mostrare un trailer. In questo video non sono previsti, anzi saranno previsti trailer. Forse in questo video forse proverò a mettere qualcosa tipo per evitare che mi blocchino il video in Italia o in qualche paese. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Prima di cominciare con le notizie volevo aggiungere un'ultima cosa, che questa sera ovviamente sarà ormai un appuntamento più o meno fisso il lunedì ormai, ogni lunedì, e probabilmente non, cioè, potrebbe capire che non uscirà quella settimana se ci sono, che so, solamente una notizia, non ha senso fare un video, però appena tipo due notizie o più di due notizie farò un video di Daily News il lunedì. Altra cosa, questa serie è ancora in preparazione, infatti certe cose che avete visto nello scorso video e in quello prima ancora sono sempre diverse, perché comunque sto pian piano sto cercando comunque di valutare come devo organizzare per bene la serie con lo stile della visione delle notizie e altro. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito con le notizie. Allora, la prima notizia di oggi, di questa settimana, è nuova console portatile della Steam Deck. La console si chiama Valve, se non erro. La console si chiama Valve e ha finalmente una data di uscita. A quanto pare se ne è già parlato tempo fa e adesso c'è l'ufficialità e la data di uscita. E allora andiamo subito qui. Allora, la Steam Deck di Valve ha finalmente una data d'uscita, con gli sviluppatori che hanno rilasciato un importantissimo annuncio sul sito ufficiale proprio per presentare il giorno di lancio previsto per il vicinissimo 25 febbraio 2022. La data è quindi estremamente prossima, visto che manca meno di un mese per l'arrivo di questa nuova console portatile sullo store, anche se urgono delle importantissime precisazioni in merito ai dati diffusi. Infatti, il prodotto è per adesso in numero limitato e di conseguenza si procederà in un ordine di prenotazione per la distribuzione. Quindi sarà possibile solamente acquistarla su prenotazione, un po' come avveniva su PS5 e Xbox Series X. In particolare, gli acquirenti che hanno prenotato per primi lo Steam Deck riceveranno dal giorno della data d'uscita, sempre il 22 febbraio, delle mail per confermare la prenotazione e l'acquisto. L'email inviata da Steam, però, avrà un periodo limitato di validità 72 ore, trascorse le quali la trasmissione scadrà e si passerà al prossimo acquirente. Di conseguenza, il nostro consiglio a coloro che hanno preordinato lo Steam Deck è di tenere sempre d'occhio l'email utilizzata per il preordine, in modo che da non perdere il proprio posto nella coda, dalle 19 del giorno 25 febbraio, ore italiane. Purtroppo non ci è dato sapere quando esse arriveranno scorte in numero più sostenuto, per tenere testa all'eventuale corposa domanda. Contestualmente all'invio per i fan che hanno già prenotato questa nuova particolare console portatile di Valve, cominceranno ad arrivare anche le versioni per la stampa, che però dovrete tenere il riserbo sulla recensione sempre fino al giorno di lancio, anche se non sono escluse anteprime e prime impressioni sul prodotto anzitempo. Ok, questa è la prima notizia di oggi, che praticamente sta per uscire il 22 di febbraio 2022, salvo rinvio o altro, una nuova console portatile, la Steam Deck, una console portatile dell'azienda Valve. La console sarà acquistata solamente su prenotazione. Quelli, i primi in lista riceveranno un'email per confermare l'acquisto della console portatile. Ovviamente avranno un tempo limitato di 72 ore e se non risponderanno entro le 72 ore passeranno al cliente successivo. Passiamo alla seconda notizia di oggi. Seconda notizia di oggi, GameStop multata 750.000 euro.
Allora, GameStop è stata sanzionata da l'Agcom con una multa da 750.000 euro per alcune pratiche di vendita, in particolare per quanto riguarda la vendita di PS5 in bundle, ovvero i famosi pacchetti che costringono gli utenti ad acquistare obbligatoriamente vari altri prodotti insieme alla console per poterla ottenere. La pratica, sicuramente poco apprezzata da tutti gli utenti, è stata segnalata alla Federconsumatori. E da questa è partita la questione. Questa gestione della vendita di PS5 in bundle è stata giudicata irregolare dall'Agcom, che ha deciso di multare GameStop per 750.000 euro. Come ben sappiamo, questa pratica ha preso piede in particolare con la vendita di PS5, data anche la sua difficile reperibilità per la scarsità di scorte, cosa che ha consentito a vari rivenditori di fare un po' di bello e il cattivo tempo sulla gestione delle poche unità sul mercato, costringendo gli acquirenti a sottostare a diverse pratiche poco agevoli. L'indagine dell'Agcom è andata comunque più a fondo sulla base di uno scambio di email aziendale del marzo 2021. Si legge nei documenti relativi alla sanzione risulta che GameStop abbia proceduto ad accettare preordini già pagati per la console PS5 o delle quantità in sua disponibilità. Questo sarebbe l'elemento che ha fatto scaturire l'azione dell'Agcom ai danni di GameStop in particolare, visto che per il resto la pratica di bundle, in particolare con PS5, è ormai diffusa anche presso diversi altri rivenditori. Questa notizia riguardante GameStop, che è stata multata da 750.000 euro, praticamente è stata multata perché ha venduto le console PS5 in formato bundle, che significa vendendo, che so, pacchetti, che so, giochi, o altri accessori in più, cose incluse con la console, però pagando di più. Passiamo alla prossima notizia di oggi. Ovviamente dico notizie di oggi, ma ovviamente notizie settimanali. Allora, notizia della settimana: Ubisoft dice addio a un gioco. Allora, Ubisoft ha deciso di staccare la spina a Hyperscape, chiedendo definitivamente i server di gioco. Si tratta del fallimento clamoroso di un Battle Royale che non è mai riuscito a ingranare, dimostrando che non basta lanciarsi in un genere di successo per trovare riscontri. Il supporto di Hyperscape terminerà il 28 aprile 2022, quindi tra circa 3 mesi. In realtà era già da tempo che si parlava di un'imminente chiusura, visto che l'ultimo aggiornamento del gioco risaliva al 7 aprile 2021. Da allora era calato il silenzio assoluto fino all'arrivo della federale notizia. Leggiamo il messaggio con cui Ubisoft ha dato l'annuncio. Sfidanti, abbiamo preso la difficile decisione di porre fine allo sviluppo di Hyperscape e di terminare il supporto del gioco a partire dal 28 aprile. Abbiamo voluto creare un'esperienza soprattutto frenetica, con scontri verticali ravvicinati, e siamo estremamente grati alla community per aver partecipato alla nostra avventura. Trarremo tutti gli insegnamenti possibili da questo gioco nei nostri prossimi prodotti. Vogliamo porgere un sentito ringraziamento alla community di Hyperscape per la passione e la dedizione che avete riservato al mondo di Neo Arcadia, nel gioco e al di fuori di esso. Avremo sempre a cuore il vostro apprezzamento per il gioco che abbiamo creato. Con affetto, Hyperscape. Lanciato a fine 2020, Hyperscape non è mai entrato nel cuore dei giocatori, che dopo l'entusiasmo iniziale hanno iniziato a disertarlo. In effetti, immaginiamo che molti avessero dimenticato anche della sua esperienza, chissà in quanti ancora ci giocavano. Infatti, diciamo che una volta che il gioco è fallito, sicuramente ci giocherà poca gente. Che significa tutto ciò praticamente? Che è nella data dell'aprile, non mi ricordo la data qual era, il gioco verrà disattivato, che significa che praticamente il gioco verrà rimosso dal Play Store. Probabilmente forse fra 1 o 2 mesi lo rimuoveranno per evitare tutto ciò. Perché il gioco è anche per Android, per chi non lo sapesse, e ovviamente poi verrà disattivato, che significa che praticamente non potete più giocare perché è un gioco online. Il gioco era uscito per PC, Android e presumo anche per console. Quindi il gioco verrà completamente disattivato. Verrà disattivato perché diciamo, è fallito perché praticamente ha avuto poco interesse il gioco e quindi di conseguenza l'azienda è stata costretta a chiudere il gioco. Andiamo all'ultima notizia della settimana: giochi Android uscita febbraio 2022. Ok, adesso ovviamente se c'è, vedete anche il trailer.
Giochi Android uscita per il mese di febbraio 2022, ne abbiamo solamente uno. Il gioco è Magic the Gathering Arena, Kamigawa Dinastia Neon. Esplora Kamigawa, un mondo dove la magia incontra la tecnologia. Dinastia Neon cattura il lato migliore di ogni giocatore, terra, personaggio, creatura e artefatto. Nel futuro ha sempre un aspetto fantastico. L'uscita del gioco è prevista, anche se non c'è scritto che sia una patente, comunque penso che sia proprio il gioco. L'uscita del gioco è prevista per il 10 febbraio 2022. Va bene, vi ringrazio e se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!